di galoppo prima dello stacco Tina Slide, la chiusura delle ali, partiti. Il più sollecito è proprio Trofeo di Luni, che sfila al comando dopo aver scavalcato Tabuz, terza posizione numero 4, sistema Tigual, più staccato Tiberio Caff, Tigerio Caff, 14.3 il lancio, con l'allievo di Luigi Panico che è il leader della contesa. Trofeo di Luni, sempre tallonato da Tabuz, numero 6, rigorosa fila indiana, fuori corsa Tina Slide SM, al pari anche di Tigerio Caff. Il primo quarto passato in 30-1 e concorrenti ora che vanno a transitare davanti alle tribune, con sempre Trofeo di Luni a comandare, Tabuz in seconda posizione, Tibual che precede Tano, 46-6 intanto i primi 600 metri di corsa, seguono staccati sia Tina Slide SM che Tigerio Caff, i due cavalli più attesi che hanno sbagliato nella fase di lancio. Metà corsa, gli 800 in 1-3-1 da parte del leader, sempre il numero 5 di Trofeo di Luni, che va ad attaccare il penultimo rettilineo, sempre tallonato da Tabuz, va a rifinire il chilometro che viene passato sul piede dell'1-19, 15-9 di frazione per il numero 5 di Trofeo di Luni, sempre tallonato da Tabuz, terza posizione ora si è sistemato il numero 2 di Tibual. Il passaggio ai tre quarti in 1.33.9, 14.9 di frazione, con Trofeo di Luni tallonato sempre da Tabuz, i due hanno una abbondante, quasi due di margine nei confronti di Tibual, cavalli che si apprestano ad entrare in dirittura di arrivo, lo fanno in questo istante con Trofeo di Luni che scappa via, controlla la situazione, Tabuz non riesce a ricucire il gap e Trofeo di Luni va a siglare la prima corsa in carriera nei confronti di Tabuz e di Tibual, terminati nell'ordine. Bella affermazione per l'allievo di Luigi Panico, Trofeo di Luni, 2:04:05 il tempo totale da parte del vincitore, 1:17:08 il ragguaglio al chilometro, l'ultimo quarto in 30:06:15:07 la dirittura di arrivo, la vittoria per Trofeo di Luni, numero 5 dello schieramento, 3:35 la quota al tot nazionale.